Allora, Marco Travaglio, io parto da questo titolo del tuo editoriale dell'altro giorno, La pecorina smarrita. E questo editoriale tu l'hai scritto a proposito del caso della scuola di Rozzano e del presepe, del Natale, che sembrava che fosse stato cancellato da questo povero preside che è stato messo alla berlina, ma poi alla fine l'hanno scoperto che in realtà... Ecco, ma tu che cosa dicevi in questo editoriale? Dicevo che il terrorismo islamico, oltre ai crimini e ai danni che fa, ha creato anche un fenomeno abbastanza comico, che è quello di persone che mai si sarebbero sognate di parlare del presepe, della Madonna, di Gesù Bambino, cioè che improvvisamente si scoprono tutti devotissimi perché non hanno il coraggio che vogliono insultare gli islamici, e quindi si scoprono devoti al presepe quando prima nessuno li ricorda mai particolarmente raccolti davanti alla capanna, al bue, all'asinello. E il fatto poi che siano le stesse persone che difendevano Berlusconi persino per i bunga bunga, dicendo che non c'era niente di strano che un presidente del Consiglio facesse quello che faceva nelle sue vite, e che poi improvvisamente siano diventati più papisti del Papa, mi faceva molto ridere. Quindi ho visto tante pecorine smarrite, perché sono passati dalla pecorina alla pecorella praticamente. Questo era il senso, cioè mi occupavo un po' dell'uso politico della religione, che è sempre sospetto secondo me. Ma l'onorevole Meloni non fa parte di questo. No, perché diciamo, non l'ho vista in pellegrinaggio italiana. A Rozzano. No, ci ha mandato la russa, Salvini, però, onorevole Meloni. Ci ho visto la Gelmini che cantava Tu scendi dalle stelle. L'ha mandato lei la russa a Rozzano? Io non mando le persone fanno quello che vogliono. Se avessi potuto sarei volentieri andata a Rozzano, come molto prima di tanti. Lo scorso Natale, per la precisione. No, ma perché, mi scusi, se da un attimo questo problema. Rozzano, perché veramente questo povero preside, forse bisognerebbe chiedergli scusa, perché ma guardi, il Rozzano Ministero ha accertato che nella scuola non c'era nessuna irregolarità, né per quanto riguardava Natale, né per esempio, eccetera. Qui non sono questioni di irregolarità, perché sono tutte questioni che comunque entrano nell'autonomia scolastica, quindi il tema dell'irregolarità non c'è. C'è il tema di una questione diffusa, di cui in realtà il preside di Rozzano, ma avrebbe potuto essere qualunque altro, è diventato il simbolo. È questione che va avanti da diverso tempo, ripeto, io in totale solitudine, un po' alla Cassandra dei nostri tempi, ho avviato questa campagna per la difesa delle nostre tradizioni nello scorso Natale, quando non lo faceva nessuno. Perché? Perché si è troppo timidi, secondo allora, lei, in Italia, io penso che noi dobbiamo fare attenzione. Cristiane. Il tema della devozione che Travaglio pone non è il tema. Quando noi raccontiamo i simboli che sono anche propri della nostra tradizione cristiana, e lo facciamo anche nelle nostre scuole, non lo facciamo per imporre a qualcuno il nostro Dio. Lo facciamo perché, che si creda in Dio oppure no, in quel simbolo sono raccolti i valori che hanno fondato la nostra civiltà. Cioè, il valore del rispetto, il valore della solidarietà nella civiltà europea sono stati sintetizzati anche e soprattutto da quel simbolo. Aggiungo, io non credo nella cultura della tolleranza, perché tu tolleri qualcosa, lo dice la parola stessa, che fondamentalmente non vuoi in mezzo ai piedi. Io credo nella cultura del rispetto, ma il rispetto viene dalla parola respicere, guardare in profondità. Non puoi rispettare qualcuno. Anche libertà, no, significa la parola tolleranza, la parola, cioè etimologicamente, la parola tolleranza è una cosa propria di uno che tu tolleri che non vorresti. Mentre la parola rispetto significa ecco, guardare in profondità. Applicato vuol dire che io non posso rispettare gli altri se non li conosco, ma non posso farmi rispettare se non racconto chi sono. A me fa molto arrabbiare che si dica che raccontare chi siamo offende qualcun altro che ha scelto di stare qui. Perché se sei offeso da quello che sono, dai miei valori, dalla mia storia, dalla mia cultura, dalla mia civiltà, non dovresti stare qui. Molto semplice, esattamente come se io decido di recarmi in una qualunque nazione islamica, rispetterò quei simboli, anzi cercherò di capirli perché io possa effettivamente ritrovarmi a confrontarmi con quella cultura. Ecco, Cerno, sta in questi termini la questione?
Beh, diciamo che in Italia, anche se uno non crede in Dio, domandarsi se esiste ha poco senso, nel senso che Dio e chi in nome suo ha parlato ha avuto nella storia un tale ruolo, dalla politica all'arte, che è come se fosse esistito, sarebbe come dire è esistito Andreotti, poco importa. Detto questo, la cosa curiosa però è che questi cristiani, cioè questo cristianesimo di ritorno, diciamo, questo appassionarsi alle cose cattoliche all'ultimo momento, fa sì che tu faccia risorgere proprio da chi era distante da loro, e questo, in questo Travaglio ha ragione, dei ragionamenti che sono straordinari. Il presepio è una delle cose più pagane del cristianesimo, è una tradizione italiana, in buona parte viene dai Vangeli apocrifi, dal protovangelo di Giacomo, che è lo stesso testo da cui De André ha scritto la Buona Novella, cioè il Vangelo dove di Cristo si racconta la vita ordinaria. E anche la Chiesa ne potrebbe fare a meno, tant'è vero che ci sono stati anche dei vescovi che hanno detto possiamo fare a meno di farlo, non, per non parlare dell'albero di Natale. E quindi è bello perché è una cosa italiana, come il panettone. Ma a Papa Francesco, non è che Papa Francesco chiede oggi a Meloni perché dobbiamo farne a meno? A chi giova farne a meno? A chi giova farne a meno? Dentro la religiosità della Meloni ci sta la pecorella e ci sta l'abate di Montecassino. Perché se la Chiesa diventa solo ciò che è materiale, allora devi metterceli tutti e due. E quindi oggi nel presepio arriva l'abate di Montecassino col sacchetto di Tommaso, scusa, noi no? confondiamo c'entra, cose, mentre scusami, il Papa sta parlando non puoi d'altro, confondere il cristianesimo aperte, con il vescovo che sbaglia, cioè, scusa, non puoi confondere davvero. Cristo... Cioè, chi il Vangelo l'ha letto davvero, scusa. Sa che c'entra poco col presepio. Ragazzi, il presepio un po' più è una delle cose più un attimo, Cerno, sentiamo Meloni. Vorrei volare un po' più alto. Cioè, gli uomini sono gli uomini. E Dio. Sono due cose diverse. Certo. Gli uomini sbagliano, fanno delle cose atroci. Non vuol dire capito, che se ci sono presepio, degli uomini che sbagliano, nato, noi ce la dobbiamo prendere con Cristo e con quello che rappresenta. Scusami, dico solo una cosa. Un attimo, Cerno. Cerno, un attimo. Cioè quello che io trovo folle, scusa un secondo Marco, quello che io trovo folle, che tra l'altro, guardate, non riguarda spesso gli islamici, cioè questi simboli dalle nostre chiese, dalle nostre scuole, chiedo scusa, non vengono tolte nella maggior parte dei casi sulla base di una richiesta che viene da islamici che stanno in quella scuola, no, viene tolto da un furore ideologico, di certo relativismo che impera nella nostra società, per il quale in buona sostanza noi da una parte diciamo che al bambino islamico non si devono far vedere la mostra di Chagall perché nelle opere di Chagall c'è una crocifissione, questo lo potrebbe offendere perché bisogna rispettare, da una parte noi diciamo che ovviamente dobbiamo rispettare i simboli di tutte le religioni come è giusto che sia, e poi prendiamo e patrociniamo con il Ministero dei Beni Culturali e con la Regione Toscana una mostra nella quale viene raffigurato Gesù Cristo crocifisso immerso in un bicchiere di pipì. Ora io mi schifo di una società che si preoccupa di giustamente rispettare le tradizioni, il credo e Dio, di qualunque Dio si voglia credere, e poi mette il nostro nella pipì. Non ci sto, mi dà fastidio, non penso che aiuti nessuno. Ecco, Marco, penso che dovremmo ricondurre il caso di Rozzano a quello che è successo. Se effettivamente ci fosse un'offensiva politica, istituzionale, di un'intera religione che vuole cancellare i simboli del cristianesimo, il presepio, eccetera, eccetera, uno ne potrebbe anche discutere, ma a Rozzano è successo che due mamme sono andate dal preside... Ma dice l'onorevole Meloni, però se allora lasciamo stare un attimo il caso di Rozzano. Però si parla di quello. Io ho citato due casi specifici. Si parla di quello come simbolo di chissà che cosa, mentre quello è il simbolo di nulla, nel senso che c'è un preside che si è visto arrivare due madri che dicevano noi vogliamo fare dei corsi di inni natalizi ai ragazzi in orario scolastico, e quello gli ha detto no, noi abbiamo l'ora di musica, l'ora di religione, c'è un consiglio di istituto, e gli ha detto di no. È successo l'ira di Dio, i pellegrinaggi dei politici coi presepi sotto il braccio, coi CD di Bianco Natale, ma stiamo scherzando, cioè stiamo trasformando in una burla, ma praticamente il Gesù Bambino è diventato come il Pandoro, praticamente è la stessa cosa, cioè magari, in realtà il Natale, come l'Epifania, che è una festa molto più importante del Natale tra l'altro, perché è l'incontro di Gesù con il mondo.
per cui noi veneriamo il Natale perché facciamo i regali, quindi in realtà Natale è diventato il simbolo del consumismo, l'esatto opposto di quello che dovrebbe simboleggiare il Natale autentico, no? Nessuno mette in discussione questo. Ci sono due madri che hanno detto facciamo delle lezioni ai bambini per i canti natalizi, e quello gli ha detto di no, perché la programmazione scolastica la decido io con gli insegnanti e il consiglio d'istituto. Ed è arrivato il pellegrinaggio. Ma chi è che mette in pericolo il cristianesimo? Nel senso che lì il preside ha detto qui noi non vogliamo offendere, sul Natale non faremo nessun genere di iniziativa, faremo a gennaio una festa d'inverno, perché il Natale non si può dire in Italia, Natale che sei matto, Natale è una vergogna, facciamo una invece chi se ne importa se non fanno iniziativa a scuola, le faranno le famiglie, le faranno i genitori. Non sono d'accordo, è una decisione di un preside in uno stato laico, un cedimento culturale, non c'entra niente lo stato laico, ripeto, tu sei libero in Italia, il laicismo nella religione cristiana è scritta nel Vangelo, a Dio, cioè che di Dio a Cesare quel che è di Cesare, si tratta di raccontare chi siamo, è la nostra civiltà, non è il credo, non è la confessione, noi siamo uno stato laico. Ed è questo, allora, però qui negare c'è il vero punto di divisione, non aiuta il confronto con l'altro, non lo aiuta, se tu non sai chi sei non ti puoi confrontare, sono le identità deboli che hanno paura dell'altro, le identità forti non hanno mai paura degli altri. Ma io, e se questo ci fosse, è il problema se nostro. Ci fosse questa opera di smantellamento dei valori, non delle statuine, delle pecorelle, delle stelle comete, se ci fosse questo smantellamento dei valori sarei d'accordo a lanciare l'allarme, ma io non lo vedo. Vedo un'iniziativa idiota come quella appunto di non portare gli studenti a vedere Chagall perché c'è una crocifissione. E dall'altra parte vedo un'iniziativa secondo me legittima di un preside che dice a scuola si insegnano le materie, non è che si fa i canti del presepe. E per quale motivo deve vedersi delle ex ministre, tra l'altro distruttrici della scuola, come la Gelmini, no? che vanno lì a cantare il Bianco Natale? Cioè, ma è una cosa che secondo me è addirittura comica, non è nemmeno degna di essere presa in considerazione. Il tema politico, insomma, non il tema mi pare del, il tema quella delle una spia politiche è un altro di una tema. Rinuncia della nostra civiltà ai suoi valori. Decine, scusate, io ho vedo molta due più casi rinuncia. Se fossero accaduti nell'Islam ci sarebbero fioccate una decina di pene di morte, ok? Ho citato dei casi, perché? Perché noi giustamente ci sbracciamo, ed è giusto che ci sbracciamo quando qualcuno si azzarda a dire mezza parola di più contro l'Islam, ok? Perché il rispetto verso la cultura dell'altro, verso il suo credo, verso la sua fede, verso quello che è, verso quello che rappresenta. Ha parlato perfetto contro il cristianesimo. Si può dire perché invece qui da noi tutto questo non accade? Allora, perché io ho sentire fatto l'esempio dell'ultima mostra, ma scusate, ce ne sono state una decina, mostre che raffiguravano la Madonna come se fosse una prostituta, mostre sono episodio di cattivo gusto, di cretinaggine, 1, 2, 3, 4, 5, 10 scuole che ti dicono che il presepe non lo puoi mettere perché fa schifo. Se noi vogliamo parlare veramente dei nostri valori, io penso che sia un esempio del cedimento. Dovremmo pensare a che cosa c'è dietro al presepe, al Vangelo, e come è compatibile col presepe e col Vangelo chi tutti i giorni dice che spariamoli, cacciamoli a calci in culo, tornatevene al loro paese, leviamoli le moschee, le pisciamo, portiamo il maiale a pisciare sul terreno. Non vuol dire che tu devi negare quel simbolo. Io non vedo questa fioritura di valori. Allora, voglio sentire un attimo Cerno, onorevole Meloni. Se abbiamo dei valori li nascondiamo molto bene. È una questione di punti di vista. Io per esempio penso che un modo intelligente di difendere quella identità sia occuparsi delle migliaia, centinaia di migliaia di cristiani che nel mondo vengono massacrati quotidianamente dal fondamentalismo islamico e che la politica internazionale fa finta di non vedere, per esempio. Penso che si possa dire. Questa è una cosa seria. Non è proprio così. Però Tommaso, io vorrei sapere da Tommaso Cerno se sta nascendo il partito del presepe. Ma un pochino sì, ma quello che volevo dire prima, io facevo il presepe da bambino, era molto divertente, ma è quella componente della religiosità che fa più parte della tradizione familiare, non mi sembra che sia questo il punto, mentre non capisco perché tutti questi ferventi apostoli di Papa Francesco, che poi lo fanno per prendere i voti, non per andare in paradiso, non ripetano quello che lui sta dicendo sui temi veri su cui il cristianesimo oggi chiede il loro impegno e su cui io per esempio non sono d'accordo. Io non sono d'accordo
d'accordo che San Pietro tenga le porte aperte, lo dico da ateo, da persona che ha paura per ciò che potrebbe succedere, ritengo che il giubileo sia una cosa fatta con un certo azzardo, con poco ragionamento, però io lo dico da laico, ma se uno mi difende il presepio perché è un valore cristiano e poi quando il Papa gli chiede di accogliere, non accogliere, spinge, beh, si domandi, uno non è che può del cristianesimo difendere solo quello che gli comoda. Allora, siccome un suo ex compagno di strada, Fini, ha detto che lei ormai è la mascotte di Salvini, gli vuole replicare? Perché questa sera vorremmo anche cercare, lei rappresenta una parte di questa nuova destra italiana. Voglio dire, non ho, come posso dire, la speranza di, e forse neanche la volontà di condividere la linea politica di Gianfranco Fini, perché lui faceva la mascotte di Mario Monti, che secondo me è molto più grave. Quindi la mia idea di destra ormai non è quella di Fini, ma da qualche anno. E dopodiché capisco le critiche, è normale, è giusto. Ma insomma noi collaboriamo con la Lega di Matteo Salvini, l'Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini stava al governo con la Lega di Umberto Bossi, che insomma su certi temi era molto più radicale, diciamo, temi legati alla nazione, alla patria, che per noi sono particolarmente importanti. Insomma, la Lega di Bossi era molto più spinta da questo punto di vista rispetto a quanto lo sia oggi quella di Salvini. Vorrei chiedere a un osservatore come Travaglio e poi anche a Cerno, che destra è quella che si sta formando attorno all'onorevole Meloni e a Salvini? Siamo però due cose un po' diverse. È una destra. Siamo lo stesso partito. Non è la. No, non a caso cito voi due perché siete i leader di due. Sì, no, però siccome delle volte ci presentano come se fossimo lo stesso partito, ecco, siamo due partiti con le loro specificità. È una destra che, se devo giudicare le parole di Salvini, è una destra con pochissime idee, con pochissima cultura dietro. Non ha nessun punto di riferimento con nessuna destra europea. E invece la Meloni, che persino, ha come alleato persino Salvini. Marine Le Pen, quando uno la sente parlare, dice: beh, accidenti, questa un po' ha studiato, ha pure ucciso il padre, psicanaliticamente e anche realmente, per fare un percorso che non è una destra che mi possa interessare minimamente, ma che comunque interessa molti francesi. E quindi anche a me dispiace vedere Giorgia Meloni, che penso abbia molte più cose da dire di Salvini, in compagnia di uno come Salvini, che io, a cui io non ho mai sentito dire una cosa sensata, mai. È raro, no? Perché di solito una persona non può dire solo cose insensate. Io non sono mai riuscito a sentire, mentre Bossi ogni tanto diceva qualcosa di sensato, io a Salvini non ho mai sentito dire una cosa sensata, ma soprattutto una cosa realizzabile. E quindi penso che Salvini sia uno che sta truffando gli elettori, promettendogli delle cose che non si possono fare. Però, mentre la Meloni è un'altra cosa, la Meloni ha una storia diversa, tanto ha cominciato molto più tardi a fare politica rispetto a Salvini. Salvini è il politico più vecchio che abbiamo, è quello che ha cominciato a fare politica addirittura prima di Berlusconi, nessuno se lo ricorda, sembra nuovo perché va in televisione da poco tempo, ma Salvini è entrato in politica prima di Berlusconi. E in questi 20 anni le sue ricette perché non hanno prodotto i risultati che adesso dovrebbero produrle in un futuro? Quindi auguro a Giorgia Meloni compagni di strada migliori. Tommaso Cerno, tu invece cosa auguri a Giorgia Meloni? Perché nel tuo nuovo libro intitolato A Noi, pubblicato dalla Rizzoli, sostieni che in fondo siamo nati tutti con la camicia nera. Non ho capito se questo per l'onorevole Meloni è una buona notizia o una brutta notizia. Potrebbe essere buona, però mi pare che del mussolinismo, diciamo, oggi la destra ma anche la sinistra prende il fatto che non esiste una dottrina unitaria, no? Come il fascismo fu Mussolini e non ebbe una dottrina unitaria, loro non ce l'hanno, tant'è vero che Salvini addirittura rifonda la destra, diciamo, su una ragione fiscale, quindi la cosa più distante dalla destra storica italiana che esista. Quello che trovo poco di destra, della destra della Meloni che sta nascendo, è il fatto che ha bisogno di un governo di centrosinistra per esistere. Cioè non esiste un pensiero di questa destra autonomo dal governo, un'idea che vada al di là del fatto che Renzi governi o no. E quindi se anche tu costruisci un pensiero ma hai bisogno della sinistra, non sei destra. E soprattutto del mio libro prendi la parte che riguarda il conformismo della destra italiana, i comportamenti di massa che emergono, e qui è molto mussoliniana,
dall'essere sacerdotessa di qualche mito pagano o religioso che viene riportato all'attenzione pubblica per focalizzarsi su un problema su cui la politica non riesce a dare effettivamente una risposta. Vedo che l'onorevole Meloni guarda con un certo mi fa sempre un po' sorridere questa lettura, che quando si parla della destra italiana deve essere sempre un po' macchiettistica, non ci può essere mai niente di vagamente studiato, noi siamo tutta gente che parla alla pancia, che non ha studiato niente, che non ha letto, che non capisce niente. Certo, abbiamo la fortuna ogni tanto che la gente che è cretina come noi un po' ci dà del consenso, ma poca roba. Io, a me non serve Renzi, non serve la sinistra, ricordo a Tommaso Cerno che la storia della destra italiana indipende, voglio dire, dall'andamento della politica nazionale. Noi abbiamo raccolto una tradizione che è stata interpretata da diversi partiti nella nostra storia repubblicana e cerchiamo di portarla avanti riadattandola. Oggi perché Renzi è il nemico, secondo me? Perché se io dovessi individuare la mission della destra italiana, qual è l'obiettivo che la destra deve darsi, è rimettere gli italiani al centro delle scelte della politica. Gli italiani significa l'interesse nazionale in politica estera, significa la difesa della nostra specificità, della nostra identità, significa la difesa dell'economia reale contro le grandi concentrazioni economiche, quindi di chi produce ricchezza, significa difendere il made in Italy, cioè rimettere l'Italia e gli italiani prima di tutto. Mi porta a considerare Renzi un avversario naturale, perché Renzi invece è la negazione di tutto questo. Renzi è un pupazzo delle lobby, messo lì da interessi di grandi concentrazioni economiche a fare e a difendere tutto fuorché i bisogni degli italiani, e in quanto tale, certo, è il mio naturale avversario e nemico, ma perché io voglio imporre un'altra idea di politica. E altri due temi centrali dell'azione politica dell'onorevole Meloni sono quello dell'immigrazione e quello della lotta al terrorismo. Guardate il punto di Paolo Pagliaro. L'Unione Europea si è impegnata a versare alla Turchia di Erdogan 3 miliardi di euro in cambio dell'impegno a trattenere sul proprio territorio gli oltre 2 milioni di profughi siriani già presenti. Sull'efficacia, oltre che sulla moralità di questa politica, molto ci sarebbe da dire. Sta di fatto che in materia l'Italia è stata un'antesignana, a partire dall'impegno preso dal governo Berlusconi di versare alla Libia 5 miliardi di euro in 25 anni, ufficialmente per risarcire i danni del colonialismo, ma in realtà per aumentare i controlli sui migranti. Così nel recente passato un fiume di denaro ha preso la via di Tripoli sotto varie forme. Alla Libia abbiamo dato per esempio 47 imbarcazioni della Polizia di Stato, 6 motovedette della Guardia di Finanza, centinaia di veicoli, mezzi e supporti tecnologici. Abbiamo messo in piedi un laboratorio per il falso documentare all'aeroporto di Tripoli, aperto uffici di amicizia a Milano, Roma e Palermo con ufficiali di collegamento libici, organizzato corsi di formazione per ufficiali e agenti. Già nel 2003 erano iniziate le consegne gratuite di decine di gommoni, fuoristrada, autobus, Iveco, nonché di qualche migliaio di sacchi per avvolgere i cadaveri. Va detto che allora ci furono anche importanti stanziamenti per ripristinare condizioni accettabili nei centri di accoglienza per immigrati di Misurata e altre località. Altrettanto intensa è stata la collaborazione italiana con la Tunisia perché si riprendesse i suoi cittadini approdati sulle nostre coste. 4 pattugliatori di 34 metri, 3 imbarcazioni alla Guardia Nazionale e 4 alla Marina Militare, 2 imbarcazioni della classe 500 e 4 della classe 700, 13 radar, 38 motori marini, la manutenzione per decine di natanti e 40 milioni di euro per l'acquisto di alcune centinaia di fuoristrada, minibus, metal detector. Forniture analoghe sono andate a Egitto, Gambia, Ghana, Djibouti, Nigeria e Niger. I risultati non sempre sono stati quelli desiderati. Onorevole Meloni, oggi Salvini ha detto che è meglio Putin di Renzi. Lei è d'accordo? Sì, penso che Putin abbia le idee molto più chiare in politica estera di Renzi, sulla difesa del suo interesse nazionale. Penso che Renzi sia assolutamente in balia degli eventi e penso che stia facendo ridere a livello internazionale. Guardi, io sono rimasta francamente basita da questo governo e mi taccio. Renzi, la cosa più forte che ha detto è: tagliamo i terroristi,
cioè quindi si fanno esplodere le nostre metropolitane, noi li tagliamo. Il suo ministro degli interni ieri presentava un libro sull'ISIS, sul terrorismo. Cioè noi abbiamo un ministro degli interni in carica che invece di stare a Viminale a combattere il terrorismo scrive un libro per spiegarci che cos'è. Ditemi voi se possiamo stare tranquilli. Travaglio telegrafico, meglio Putin di Renzi? No, no. Non si può dire. In Russia gli oppositori vengono arrestati alla vigilia delle elezioni e i giornalisti che scrivono contro Putin incredibilmente muoiono sempre di morte violenta e misteriosa. Per citare Italia, una cosa. Per fortuna Renzi è un campione succede. Della democrazia. Grazie. Allora, grazie onorevole Meloni, grazie Marco Travaglio, grazie Tommaso Cerno. Ricordo il tuo nuovo libro che si intitola A noi, cosa ci resta del fascismo nell'epoca di Berlusconi, Grillo e Renzi, edito da Rizzoli. Grazie spettatrici e spettatori, linea Corrado Formiglia su Piazza Pulita e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.